e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzerò qualcosa di fantasmagorico. E allora partiamo! Prima di iniziare io vi chiedo davvero scusa, scusatemi se ci ho messo tanto tempo per realizzare questo video, però è finita la quarantena, ho ricominciato un po' a lavoricchiare e poi questo progetto mi ha richiesto davvero tanto tempo. Ma scusa che stronza, proprio eccetera! Durante questo periodo mi sono reso conto che mi mancava qualcosa, un oggetto dove conservare tutti i miei utensili da lavoro, gli scalpellini, le varie paste polimeriche, la creta. E un giorno, guardando uno dei miei film preferiti, mi è venuta l'ispirazione. E utilizzando una vecchia scatola di succo di frutta, cartone e tanta altra roba, ho deciso di fare un astuccio a forma di trappola. Ma non una trappola qualsiasi. Vai col video! Ed eccolo qui, l'astuccio a forma di trappola dei Ghostbusters. Come vedete, quasi tutte le componenti della trappola in realtà sono temperini, un tubetto per conservare le mine o della porporina, un altro temperino e delle matite. E all'interno abbiamo tutti gli strumenti da lavoro. E voi direte, ci hai fatto aspettare tutto sto tempo per sta cagata? Sì. Ma io non ho mai considerato i miei video dei video tutorial, semplicemente vi faccio vedere quello che realizzo. Comunque spero vivamente che vi piaccia, perché ci ho speso un sacco di tempo, però sono molto soddisfatto del risultato. Come dico sempre, i miei video sono dedicati ai più grandicelli, ecco, a persone competenti, però è chiaro che questo video potrebbe andare a finire in mano anche dei più piccoli. Perciò prima di lasciarvi, Zona Danger! Prima cosa, come sempre, utilizzate materiali atossici e sicuri. È costituito da varie componenti staccabili, facilmente staccabili visto che ci sono i magneti, quindi state attenti anche ai più piccoli, ai meno piccoli, ai più grandi, ai meno grandi, insomma. Ho realizzato anche piccole componenti con pasta polimerica e anche quelle potrebbero staccarsi e diventare pericolose. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. E io vi aspetto qui, sempre con un nuovo fantastico hobby. Ciao giovani!